Borgias, giornalista e scrittore, bentornato Corrado, grazie di essere con noi. Con giusto tributo. Allora, con Corrado Augias noi cercheremo di segnare una sorta di indice dei temi che non solo tratteremo, ma che più hanno colpito tutti noi. Il tema più terribile, più che ha scosso il paese, senza dubbio, il caso di cronaca nera di Caivano. La piccola Fortuna, violentata e uccisa. Dopo 2 anni di indagini caratterizzate da omertà, da silenzio umertoso agli adulti, viene la svolta con le confessioni, con le dichiarazioni, con le testimonianze dei bambini. Allora, quello che le vorremmo chiedere è come si fa, che meccanismo mentale c'è nella volontà di tacere casi come questo? Beh, ovviamente la risposta più semplice è un atteggiamento omertoso di diffidenza verso chiunque rappresenti, incarni, raffiguri lo Stato in una qualunque forma, uniformi, funzioni, compiti. E sostanzialmente una complicità, non dico collettiva generale, no, ma insomma una complicità estesa a più persone. Questo è il... Vede, quando ci furono i funerali della povera bambina, che quando fu uccisa, ricordo, aveva 6 anni, il coraggioso parroco, che si chiama Praticello, del quartiere, disse in chiesa: chissà parli. Era una voce ingenua che chiamava nel deserto. Molti sapevano, nessuno ha parlato. Quello che colpisce è anche come si convivesse con un clima di violenza. Ci sono racconti di partite a carte in cui si giocavano i bambini, una sorta da, anche dalle intercettazioni ambientali, di consapevolezza che tutto quello che stava succedendo era in qualche modo digeribile, se non accettabile. Guardi, c'è una frase di una preside della scuola del quartiere, Raggelante, che adesso la cita a memoria, ma credo di non tradirla. Dice: in un clima diffuso di ignoranza e di anarchia, comportamenti che a tutti noi fanno orrore, come questi, per esempio, che lei ha ricordato, diventano praticamente normali. Ecco, c'è la normalità alterata di una situazione di cui non si capiscono più i confini, c'è la perdita di ogni punto di riferimento. Addirittura, adesso non vorrei esagerare, ma addirittura antropologico, perché uno degli istinti dei mammiferi, tutti, da noi fino al mammifero più umile, è proteggere i cuccioli, no? Questo lo fanno tutti. Ecco, in quel caso lì anche questo istinto era stato... Viene negato o dimenticato. Questa è la foto che rimane impressa in tutti noi di questa vicenda, no? Sì, di questa foto che questa povera madre mostra mi ha fatto impressione il contrasto che c'è tra lo sfondo, credo che quella statuina dorata, lasciamo perdere, sia Padre Pio, se vedo bene, e questa bambina che aveva 5-6 anni, la guardi bene, guardi com'è atteggiata e com'era pettinata e come sono i boccoli che cadono. Questa qui è una bambina che a 5-6 anni si atteggia come se ne avesse 16-18. Questo stridore, questa povera madre, per carità, tutta la pietà, ma c'è questo stridore che mi fa capire che anche lì si erano un po' persi i punti di riferimento. Alla luce dei fatti che successivamente arrivano. Volta pagina, secco, duro, ma la nostra trasmissione affronta tanti temi. Il tema politico, da cui partiremo a breve con un'intervista anche a Pierluigi Bersani, è quello delle riforme. Allora, c'è questa riforma costituzionale presentata dal Presidente del Consiglio con molta forza. È andato nella sua città, a Firenze, ha detto: guardate, qua ci sono due Italie. C'è l'Italia che dice sì e che guarda avanti, l'Italia che vuole conservare anche i difetti e dice no. È uno schema che lei personalmente accetta nella presentazione di queste riforme? Floris, queste domande direttamente politiche, come lei ben sa, mi mettono un po' a disagio, ma però rispondo, cerco di rispondere. Secondo me il Presidente del Consiglio sbaglia a porre se stesso in primo
piano su una riforma complicata, quale è quella della Costituzione. Tanto più se verrà presentata, come pare, anche se adesso forse dovremmo fare un distinguo, in un'unica domanda: accettate questa riforma o no? Sì, no. Lo slogan è felice, intendiamoci. C'è l'Italia del sì e l'Italia del no, è ben trovato, però in realtà la domanda di sostanza è molto più complicata del sì o del no, perché in quella riforma, parlo da semplice cittadino, certo, proprio senza nessuna pretesa, ho letto i giornali praticamente, in quella riforma ci sono delle cose che io approvo toto corde, in primis il fatto che si riducano i poteri delle regioni. Io se fossi il dittatore dell'Italia, le regioni le abolirei, ma no, esatto. Partecipa a questa parte della riforma. No, perché hanno dato una prova mediocre, alle volte pessima. Ora in generale della classe dirigente locale, tra l'altro. Sì, con una classe dirigente mediocre, e in alcuni casi, vabbè. E comunque che si taglino dei poteri che tra l'altro erano stati estesi, come lei sa meglio di me, da un'altra riforma costituzionale, certo, fatta dal centro-sinistra, sì, giustificata dal fatto, vedi, quando si fanno le riforme costituzionali si va nel particolare. No, invece qua, se lei dovesse dire voto sì o voto no, cosa direbbe? Oggi non lo so. Bravo. È una bellissima risposta. Apre a un percorso che poi si vedrà. Poi no, si no, andrà ma da qui a ottobre a Oglia. Per studiare la vicenda. Che è maggio, no, adesso? Sì, ce n'è tempo. Senta, c'è tempo però anche per farsi un'idea. Una delle più grandi critiche che fanno a questa riforma è che trasforma la classe dirigente locale, o molta parte di essa, tra l'altro passando per il voto solo in minima parte o in maniera indiretta, la trasforma in senatori. La classe politica locale è in questo momento di nuovo sotto accusa. Oggi c'è stato un nuovo arresto di un dirigente locale del PD, il sindaco di Lodi. È un po' di tempo che i dirigenti locali non danno una grande prova. Lei che idea si è fatta? È una classe dirigente inadeguata o c'è un'eterna battaglia tra politica e giustizia che ogni volta che si arriva alle elezioni torna fuori? Sono tre domande, non so se ha calcolato. Le do tre risposte. Allora, sul fatto che la classe dirigente locale, alcuni vanno a fare i senatori, un eminente costituzionalista, Andrea Manzella, mi ha spiegato che lì è uno dei punti sui quali si potrebbe intervenire con una legge elettorale, che non è una legge costituzionale, dunque è una legge parlamentare normale, che stabilisca e restituisca ai cittadini alcuni poteri che gli sono stati tolti, facendoli eleggere direttamente quei senatori che poi da lì passeranno di là. Il meccanismo non lo so, però la cosa mi sembra interessante. Che un sindaco del PD, seconda domanda, anzi prima rispondo alla terza che non lo so, alcuni dicono che è un assedio della magistratura, e dopo le dichiarazioni di Davigo non lo so, francamente. Invece no, mi interessava quell'altro punto. Nel 94, quando ci fu il crollo della Prima Repubblica, si disse tutti i partiti erano marci meno il Partito Comunista, si ricorda? Certo. In parte, gran parte era vero, per una parte no, c'era la famosa questione delle cooperative, vabbè. Però c'era una diversità di tenuta etica da parte di molti comunisti che non avevano esercitato che in forma parziale il potere rispetto a chi l'aveva esercitato per mezzo secolo. Oggi quella differenza praticamente non c'è più. Sa perché non c'è più, secondo me? Perché non ci sono più i partiti. Non ci sono più i partiti come li abbiamo conosciuti, lei no perché è troppo giovane, ma come li ho conosciuti io quando ero giovane. Erano partiti ai quali ci si legava, non sempre, mai, insomma, tanti giovani come me, mai pensando alla carriera, al posto, divento assessore, divento consigliere. No, ci si legava per uno slancio ideale, e questo anche quando
Quindi il problema è che manca lo slancio ideale, oltre che mancano i partiti. Il reclutamento politico si è molto abbassato, diciamo. Sì. E la forma partito, con tutto quello che sta succedendo in Italia e nel mondo, la forma partito come si era conservata da noi fino al 94, nata nell'Ottocento, come forse addirittura nei primi decenni dell'Ottocento, non c'è più. E dunque questo spiega, noi non sappiamo... Anche se, la selezione della classe noi non sappiamo se il sindaco di Lodi è veramente colpevole o no, ma se lo fosse non mi stupirei. Drammaticamente. Qua però arriva l'ultima domanda. Lei è autore di un bestseller, Le ultime 18 ore di Gesù. Il primo grande processo fatto in piazza non finì bene. Ah, certo. La ringrazio di aver richiamato ancora una volta, lei è generoso, Giovanni Floris, quel libro che ha avuto fortuna. Non finì bene per tante ragioni. Di quale processo in piazza parliamo? Parliamo di quando Pilato disse, rispettando una presunta tradizione che in realtà non è accertata storicamente, che per la Pasqua il governatore romano poteva liberare un prigioniero, chiese a una folla di facinorosi: chi volete che io liberi, Gesù o Barabba? E la folla rispose: Barabba. Allora l'insegnamento che se ne trae è: mai fidarsi di una folla di facinorosi. Corrado Auzaf, grazie per